Allora, ciao ragazze, finalmente eccovi la mia room tour. Ho adesso finito di pulire, ho finito adesso di pulire. Scusatemi se siete poco, aspettate, ok? E nulla, vi faccio vedere questa attesissima room tour e faccio dare un'occhiata generale comunque a delle parti della casa. Allora, si entra da questa porta, lì c'è il corridoio, quella è la porta, e troviamo il mio comodino. E per adesso c'è una candela buonissima. Vabbè, c'è la lampada solita e l'orologio. Poi c'è il mio letto. Eccolo qua, come sapete, a cassone. Sì, scusate i fili che escono da tutti i lati. Che devo dire che è stata una bella cavolata comprare questo letto perché di sotto, anche con lo Swiffer, non arrivo comunque a fare tutto il letto. Quindi, bella cavolata sto letto. Sì, ci sono solamente le lenzuola e non ho messo il copriletto perché, ragazze, fa caldissimo. Comunque, questo qua è il letto. Questo qua è il... Oddio, una mosca mi si è posata sul dito. Questo qua è il capezzale. Le pareti sono viola con i brillantini. Là abbiamo i due quadretti di soliti di Marilyn Monroe, il comodino di mio marito con il ventilatore e la lampada solita. Ho messo questa tenda viola, che ho agganciato con, vediamo se riesco, con questi fiorellini. Là fuori c'è un balconcino che non vi faccio vedere perché è super incasinato. Qua c'è la mia postazione e vi faccio vedere anche che comunque la casa è comparsa un pochettino di umidità. Quindi vedete un pochettino i muri, un po' così, tipo, vedete, strisciati di nero, perché io sono andata tipo per pulire con una scopa e ho fatto un casino, quindi si vede strisciato di nero. Comunque, questo qua. Sì, qua ci sono io, ciao. Questa qua è la mia postazione. Qua c'è la cassettiera, quella verde, dove tengo tutti i trucchi. Là c'è una cassettina piccola, là c'ho delle cianfrusaglie, questa sedia grigia. Poi su questo mobile così, che ho inventato io, infatti come vedete ci sono i segni ancora della matita comunque, che ho fatto fare io a mio marito con una tavola di legno bianca. Sopra ho messo questa qua, viola, poi c'è questa qua che all'interno ci andrebbe una candelina, però io non ci ho messo nulla. È molto carino, shabby. Là c'è il quadretto con la scritta Love. Questo qua che è il baby on board che andrebbe in macchina, ma io ho messo qua. Vedete l'umidità, ragazzi? Impressionante. Qua ci sono tutti i miei pennelli. Qua c'è un blocchettino, diciamo, dove ci sono, okay, un capello, dove c'ho questa penna. Questa matita di che è anche uno dei ricordi di Milano, visto che qua nel mio paese, comunque nelle vicinanze, non c'è l'IKEA, la tengo sempre qua. Qua ci sono dei segnalibri, dei blocchettini più piccoli, blocchettini più grandi. Questa qua è la bomboniera del battesimo di Chloe. Qua c'è il mio libroccino perché avrà visto un video precedente a questo, sicuramente lo conoscerà. Qua c'è il computer e nulla questo. Poi qua abbiamo la panca dove io ho messo i cuscini alternati, sarebbe un appunto tipo portalibro, una cosa del genere, io l'ho messa così insomma. Il mio solito tappeto viola e poi qua c'è l'armadio d'angolo, là ci sono delle cose che ho posato là. Questo qua è l'armadio d'angolo. Qua ho preso questi cuoricini, cuoricini, vabbè, queste stelline shabby, molto molto carine. Qua ho preso questi brillantini. Anche qua, e come vedete, a via d'aprire così l'armadio mi si sta rompendo anche questo. Praticamente, vedete questa linea è lesionato e qua mi si è rotto. Non so come incollarlo. Penso proprio che dovrò comprarlo nuovo. L'altro pezzo, beh, ce l'ho là. Insomma, così qua. Queste stelline sono abbinate a quel cuoricino là shabby. Niente, qua c'ho invece la cassettiera. Là ci sono i due acchiappasogni che devo un attimo vedere dove metterli. Se avete qualche consiglio, ditemi pure. Avevo pensato di metterli là, ma mi sembrava troppo baggiano. Poi niente, qua c'è un portafoto in tipo pelle, camoscio, non so, e argento. Questo qua siamo io e mio marito. Questo qua è un vaso che mi hanno regalato, che io ho abbellito in questo modo. Qua c'è lo specchio. Vabbè, io ho abbellito in questo modo con questa sabbiolina e questi fiori. Niente, molto carino. Qua ci sono questi due, non so come si chiamano, dove ci ho messo io questo qua con alcune cianfrusaglie all'interno. E questo qua invece è la bomboniera, faccio vedere, bomboniera del matrimonio di Clelia.
molto molto carino, dove io sempre all'interno mi sono grisaglie. Vabbè, qua c'è la TV che ovviamente non si vede, ogni casa io sono sfigata, la TV non mi si vede. Qua dietro c'è questa candelina qua che è finita. Qua c'è il mio porta Joy che si è rotto, il radica di noce argento. E nulla, questa qua è la mia camera da letto, vi faccio vedere la panoramica. Devo ancora appendere il lampadaio, se vi ricordate nell'altra casa avevo la palla viola, infatti ce l'ho dentro l'armadio e devo ancora appenderla. E nulla, questa qua è la mia camera, ci sono questa parete viola e questa parete viola, le altre due sono bianche, tetto bianco e nulla. Questa è la mia camera da letto. Vi faccio vedere un po', non il resto della casa, ma diciamo, diciamo le zone che uso io, perché non vi farò vedere per esempio qua, che è la camera da letto di mia madre, e qua, che è la cameretta delle mie sorelle, non ve la farò vedere. Qua, come vedete, c'è un po' di casino, perché, vabbè, questa casa è ancora da sistemare, insomma. Comunque, questo qua è il bagno. Tada, tutti i prodotti di lavatrice, il bagnetto di Chloe. Vabbè, questo sapete che cos'è. Là c'è una candelina, ho appena pulito. Specchio. Qua vabbè c'è la doccia, insomma nulla di che. Sì, ho messo questo qua a terra perché devo andare a fare la doccia. Quella là è una sedia che devo buttare, però non so, volevo rifoderarla perché mi piaceva tantissimo, l'ho messa là. Là c'è la bilancia, beh insomma, questo qua è il bagno. Là ci sono, sì, le mie ciabatte. Questo qua è il salotto, qua c'è la mia libreria molto 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 incasinata. Aspettate un attimo. È più asciutto perché blocca il bagnato lontano dalla pelle e ha un filtro. Ok. Sto guardando in real time, guardando, stavo ascoltando più che altro. Allora, vi faccio vedere, là c'è il quadro con la scritta Love, quella è Chloe, io e mio marito, Clele e Raffa, insomma. Questo qua è un quadro di Marilyn Monroe che avevo anche nell'altra casa. Libreria super incasinata perché Chloe mette tutto a casino. Qua vabbè ci sono dei giochi di Chloe. Poi ci sono questa poltrona rossa, il mio solito divano turchese, quest'altra poltrona rossa, solito quadro di Marilyn Monroe. Solita sveglia, ho cambiato le tende, ho tolto quelle blu, ho messo queste bianche. Solito tappeto, solita parete attrezzata, insomma sono gli stessi mobili che avevo dall'altra parte, che io vabbè ho messo così, insomma. E niente, e qua vabbè, faccio vedere, ho nascosto un po' di giochi di Chloe. Là c'è la sua cimetta, che lei si ci mette di sopra e dorme praticamente. Qua c'è il cavalluccio, là c'è il modem, una cassa per il karaoke, questo cesto pieno di giochi, la macchina, insomma, queste cosine qua. Poi proseguiamo. E questa qua è la cucina. Per adesso è tutto sull'arancione. Là c'è il seggiolone di Chloe. Questa qua è la cucina. Eccola qua. Sì, ci sono candele accese ovunque. Devo aggiustare quelle tende. Là vabbè ci sono delle farfalle, là ho messo le pezze nell'acqua con la candeggina e lo sgrassatore. Niente, insomma questa qua, quella è la porta di entrata. Nulla, divano, faccio un po' vedere qua, sedie, insomma niente. Questa qua è la mia casetta, spero questo video vi sia piaciuto. Là c'è una finestra che si affaccia praticamente, faccio vedere. Così, là fuori. E qua c'è invece il balconcino, che vi faccio vedere, ma mi prende a male qua. Insomma c'è, vabbè, il balconcino. Vi faccio vedere la panoramica di qua. Guardate che bello qua. Ecco qua. E niente. Vediamo se mi vedete di qua. Insomma, essendo una casa comunque popolata da tanta gente, che per adesso non c'è nessuno. Aspettate, mi riprendo su uno sceno. Niente, praticamente essendo una casa popolata da tanta gente non riesco tante volte a fare dei video proprio per questo, e non volevo farvi vedere questa casa proprio per questo motivo. Invece per adesso sono tutti in vacanza, quindi sono solo io con mio marito, anche Chloe è in vacanza, e quindi niente, ne ho approfittato per dare una bella pulita e nulla, vi ho fatto finalmente vedere la casa, così insomma sarete tutti più felici. Qua è un quartiere un po' molto 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 popolato, la gente mi prende per matta. E niente, io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!